Mare, montagna, città d'arte, enogastronomia. Cosa manca al turismo in Toscana? Il 25 ottobre a Cortona si è tenuta un'intera giornata organizzata dalla Regione Toscana per riflettere su come fare sistema per offrire un'offerta sempre più competitiva. La Toscana non ha avuto mai grossissimi problemi perché ha tanti prodotti, perciò se l'è sempre cavata molto bene, è una delle località, delle destinazioni più importanti al mondo. In realtà adesso bisogna unire quello che è bisogna sfruttare molto le caratteristiche del territorio, questa è la prima cosa. E quindi tutto quello che è sostenibilità, tutto quello che è natura, naturalmente i beni culturali, però tutto quello che deriva dalla tradizione e soprattutto al centro c'è il cibo e tutto quello che c'è dietro il cibo, cioè il prodotto del territorio trasformato in piatto tipico nel rispetto della stagionalità, ma soprattutto c'è quel pezzettino che nessuno si può copiare nel mondo, che è la tradizione che c'è dietro a un piatto tipico e al cibo. Il turismo sta cambiando anche in Toscana. Le esigenze, le abitudini, quello che i turisti cercano non sono più le stesse di 50 anni fa. Per tenersi al passo con le nuove tendenze, anche il mare e la montagna devono modificare le loro strategie attrattive nei confronti dei turisti che scelgono la nostra regione come meta per le loro vacanze. Beh, la costa toscana è un asset importantissimo per il turismo toscano, rappresenta oltre 13 milioni di presenze, quindi siamo circa un terzo di tutte le presenze turistiche della Toscana, quindi è un prodotto turistico che deve essere seguito con estrema attenzione. In questi ultimi anni, diciamo, il sistema è molto cambiato, nel senso che è diminuita la presenza di turisti che stanno per periodi molto lunghi sulle coste, è cambiata anche la domanda che viene fatta perché si vuole fare più esperienze e meno soggiorni e quindi è necessario da questo punto di vista che gli operatori del sistema mare e le strutture pubbliche che operano sulla costa si domandino un attimino di come riorganizzarsi complessivamente come sistema. Di solo territorio montano in Toscana abbiamo il 25% e dobbiamo dare risposte, essere più concreti, trovare sinergie fra i vari assessorati, fare politiche integrate, mettere insieme fondi comunitari per dare, diciamo così, una prospettiva di crescita e di rafforzamento di questa identità. E poi poter legare al brand Toscana anche quello dei prodotti della montagna, beh, sicuramente è un sinonimo di ancora miglior qualità di quella che già c'è, perché la montagna ha un'idea, diciamo così, sicuramente di naturalezza, di bellezza. E questo sicuramente svolge anche un tema di carattere salutistico per le nostre produzioni di pregio. Le città d'arte come Firenze, Siena, Arezzo, Pisa e Lucca vengono ogni anno prese d'assalto da importanti flussi di turisti da tutto il mondo. Ma quali sono i problemi legati a questa invasione? Sicuramente sono le mete più gettonate e sono le mete appunto che subiscono dei grandissimi, diciamo, problemi per quanto riguarda il turismo, perché anche nelle città d'arte comunque le mete che vengono raggiunte dai turisti sono sempre le stesse. Quindi diciamo che il tema dell'allargamento, ampliamento dei siti che possono essere visitati anche nelle città d'arte è un tema appunto che è davvero importante. Un aiuto per promuovere il turismo in Toscana giunge anche dai social network, dalla tecnologia e dagli ecosistemi digitali a servizio del territorio toscano. In questi giorni si sta studiando poi come fare la gara entro l'anno, dare le risorse per mettere 400-500 hotspot nelle principali piazze di tutti i comuni. E anche questo sarà un fattore importante perché aderendo a questa rete nazionale di Wi-Fi Italia si consente al turista che arriva in Italia di loggarsi una sola volta e poi rimanere sempre sulla rete nei suoi spostamenti.